Buongiorno a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti nella terza video lezione dedicata al calcolo della derivata di una funzione. In questa lezione appunto parleremo della derivata del rapporto tra due funzioni. Andiamo avanti, procediamo subito dando la regola di derivazione del rapporto tra due funzioni. Quindi derivata di f fratto g uguale a f' per g, cioè la derivata del numeratore per il denominatore non derivato, meno il numeratore per la derivata del denominatore, tutto fratto il denominatore al quadrato. Quindi applichiamo questa regola calcolando la derivata prima di queste funzioni. Incominciamo dalla prima. Quindi y uguale x2 più 5 fratto x2 meno 1. Quindi calcoliamo la derivata prima. Quindi in questo caso appunto la f è la funzione x2 più 5 e la g è la funzione x2 meno 1. Quindi possiamo tranquillamente andare avanti, fare una bella linea di frazione. E mette direttamente g2, cioè la g al quadrato, quindi avremo x2 meno 1 elevato a 2. Al numeratore invece devo scrivere f', quindi devo derivare il numeratore, quindi la derivata del numeratore sarà 2x, perché la derivata di 5 è da 0. Quindi per il denominatore è un derivato, quindi per g, sarebbe per x2 meno 1, meno il numeratore x2 più 5 per la derivata del denominatore e quindi 2x. Ok, appunto, quindi tutto fratto x2 meno 1 al quadrato. Si potrebbero fare i calcoli, rimettere a posto le cose, ma diciamo che possiamo lasciarla anche in questa maniera. Facciamo il secondo esercizio, quindi calcoliamo la derivata prima della funzione y uguale logaritmo naturale di x meno 2 fratto x. Y' è uguale. Allora, anche qui individuiamo subito appunto chi è f e chi è g, quindi f è il numeratore, quindi logaritmo naturale di x meno 2 e poi g è la funzione del denominatore che è semplicemente x in questo caso. Partiamo, quindi dobbiamo fare. Come prima scriviamo il denominatore al quadrato, quindi x2, e procediamo con la regola. Derivata del numeratore, quindi la derivata del numeratore è 1 fratto x, sarebbe più 0 o meno 0 se volete, per il denominatore è un derivato, quindi per x, meno il numeratore, ln di x meno 2, per la derivata del denominatore, quindi per 1. Quindi possiamo semplificare, almeno questo possiamo farlo, la x al numeratore, in questo caso x diventa 1, x diventa 1. E quindi come risultato si ottiene, questo lo possiamo almeno riordinare, otteniamo quindi y' uguale al numeratore, mi rimane 1, meno ln di x più 2, tutto fratto x2. Ancora meglio, possiamo scrivere ancora meglio, scriveremo 3, perché noi dobbiamo sommare 1 più 2, più, anzi meno, scusate, logaritmo naturale di x, tutto fratto x2. Ok, procediamo con qualche altro esercizio. Quindi se da derivare la funzione y uguale 3x2 meno 2 fratto elevato a x. Anche qui diciamo che possiamo considerare la f, appunto, la funzione al numeratore, quindi 3x meno 2, e come g il denominatore che è elevato a x. Quindi procediamo con la derivata prima. Y' uguale. Allora, una bella linea di frazione. Al denominatore mettiamo elevato x al quadrato,
numeratore scriveremo la derivata di f, quindi sono 3x2, come derivata a sarebbe appunto 6x, perché sarebbe 3 per 2 elevato x, 3 per 2, scusate, per x elevato 1. Ok, poi ci sarebbe la derivata meno derivata di 2, quindi meno 0. Per il denominatore è un derivato e elevato x meno il numeratore 3x 2 meno 2 per la derivata del denominatore che è elevato x. Ecco, qui possiamo anche metterla un pochino più in ordine. Per esempio, possiamo raccogliere a fattore comune il numeratore elevato x, fattore elevato x, e mi rimane 6x meno 3x2 meno 2, chiusa tonda, chiusa quadra. E qua abbiamo elevato x al quadrato, quindi semplifichiamo elevato x al numeratore e denominatore. Questo modo. E quindi il risultato sarà 6x meno 3x2 più 2 tutto a fratto elevato x. Ok, come ultimo esercizio voglio insomma proporre un livello superiore di difficoltà. Quindi y', individuiamo sempre chi è f e chi è g e scopriremo che il numeratore, cioè la funzione f, è formata da un prodotto di funzioni. Quindi qui bisogna stare attenti, bisogna fare le cose con calma perché il rischio di errore è molto alto. Quindi y' uguale. Quindi procediamo come sempre. Possiamo scrivere subito il denominatore, quindi al quadrato, quindi sarebbe elevato x al quadrato. Ok, quindi scriviamo subito al denominatore, quindi elevato x tutto elevato 2, o se volete elevato 2x. Allora, derivata di f, attenzione qua, la derivata di f è la derivata di un prodotto, quindi scriveremo al posto di f' scriveremo 1 derivata della x per il secondo non derivato, quindi per seno di x, più x per la derivata del seno che è coseno di x. Ok. Per il denominatore è un derivato elevato x, quindi abbiamo meno il numeratore x seno di x per la derivata del denominatore, quindi elevato x. Quindi anche in questo caso potremmo raccogliere a fattore comune elevato x al numeratore e otteniamo. Allora, quindi elevato x che moltiplica linea di frazione, abbiamo seno di x più x coseno di x meno x seno di x. Se vogliamo possiamo usare anche la parentesi, così non ci confondiamo. Tutto fratto elevato x, tutto elevato 2. Quindi semplifichiamo elevato x con il quadrato. Così. L'esercizio è praticamente concluso. Quindi abbiamo che y' è uguale a seno di x più x coseno di x meno x seno di x tutto fratto elevato x. Ok. Allora, la video lezione di oggi è conclusa. Vi do l'appuntamento alla quarta
lezione sulla derivata di una funzione, quarta ed ultima, in cui parleremo di come si deriva una funzione di funzione. Per ora vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.